Nokia 6, versione 2017. Tra breve attendiamo l'arrivo della versione 2018, quindi ho pensato di andare a recensire il modello precedente, così potrò fare, una volta che andrò a fare anche la recensione del modello 2018, anche i confronti. Devo dire, davvero un ottimo dispositivo. Ma andiamo a vedere la confezione, le specifiche tecniche e poi più avanti, tra qualche giorno, la recensione. Bene amici di pantalenews.com, vediamo cosa contiene la confezione di vendita e quali sono le specifiche tecniche del Nokia 6 del 2017. Devo dire, è un dispositivo che sto in verità già provando da qualche giorno, davvero molto interessante, dispositivo ancora di più rispetto al prezzo di vendita. Si tratta di un dispositivo di uno smartphone con display IPS da 5,5 pollici, con sensore di impronte digitali, come vedete ho il metodo con cui ho utilizzato per sbloccare in questo momento, e dicevo, sensore di impronte digitali, un IPS da 5,5 pollici Full HD. Buoni i colori, davvero molto buoni, buono il funzionamento del sensore di luminosità, presente anche quello di prossimità ovviamente. La luminosità dei tasti touch qui, back e il task manager, sono si può impostare, la possiamo impostare noi la luminosità, i tempi di luminosità. Io dicevo, faccio notare questa cosa perché ho notato che di default sono impostati, secondo me, con tempi un po' troppo brevi, e quindi a volte, soprattutto all'inizio, quando non si conosce ancora bene il dispositivo, si ha un po' di difficoltà a trovarli, ma nulla di che, appunto, dalle impostazioni si possono modificare i tempi in modo molto rapido. All'interno della confezione, una confezione molto molto piccola, molto molto contenuta, troviamo, oltre alla manomistica, normalmente non ve la faccio nemmeno vedere. Allora, l'alimentatore da 5 volt o 2 ampere, il cavo dati USB, micro USB di tipo B, non abbiamo la ricarica alla micro USB di tipo C. Sblocchiamo di nuovo il dispositivo. La graffetta per l'estrazione del vano della SIM, che tra poco andremo a vedere. E poi le cuffie standard, che devo dire non sono di qualità eccellente, anzi sono un po' scarsine. Torniamo quindi al dispositivo. Allora, ho parlato del display, nella parte anteriore abbiamo anche la fotocamera da 8 megapixel con autofocus, mentre al posteriore abbiamo una fotocamera da 16 megapixel. Ho già scattato delle immagini davvero ottime, poi ne parleremo nella recensione, lo sto già provando. Devo dire che è davvero un dispositivo molto interessante. Come vedete abbiamo poi il flash a LED, dicevo, la fotocamera da 16 megapixel, la parte posteriore non abbiamo altro. Come vedete il dispositivo ha una batteria da 3000 mAh non removibile. Tutto il telaio e il dispositivo è realizzato in alluminio e naturalmente vetro. È abbastanza pesante, pesa 169 grammi e ha dimensioni di 154 per 75.8 per uno spessore di 8,4 mm. Diciamo, lo spessore è molto contenuto, quindi non incide particolarmente sull'utilizzo, ma anche il peso, diciamo, si sente un pochettino. Le dimensioni comunque sono importanti, sono comunque le dimensioni di un phablet. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 430, il dispositivo gira davvero molto molto bene, è dotato di uno slot per nano SIM, si può utilizzare sia come dual SIM che per espandere la memoria con micro SD fino a 256 GB, in questo caso poi si rinuncia ad una nano SIM, ad una SIM. Ovviamente essendo un Adreno, cioè essendo uno Snapdragon, quindi un chip Qualcomm, la GPU è un Adreno, per la precisione è una 505. La versione Android è Android Nougat, andiamola a vedere, anzi
faccio vedere, ha ricevuto diversi aggiornamenti, come vedete la 7.1.2. Non so se arriverà anche Oreo per Nokia 6. Andiamo avanti poi, dicevo quindi 3 GB di RAM, 32 di memoria interna occupate dal sistema, diversi giga, poi tutti questi dettagli li andremo a vedere meglio nella recensione. Qui è proprio una carrellata delle specifiche tecniche per conoscere meglio appunto questo Nokia 6 del 2017. Dotato poi di naturalmente Wi-Fi, Bluetooth 4.1, micro USB 2.0, come detto, GPS assistito, GLONASS e 4G LTE fino a una velocità di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Oltre al sensore di prossimità e luminosità, sono presenti, come detto, appunto il sensore di impronte digitali. Come vedete, funziona anche molto bene. Dicevo, sono presenti anche l'accelerometro, il giroscopio e la bussola oltre al microfono per la riduzione del rumore. La versione Android, dicevo, è una versione Android, una versione Android appunto Nougat, è una versione Android pura, praticamente non c'è alcuna personalizzazione da parte del produttore di HDM Global alias Nokia. Il dispositivo è davvero molto molto robusto, molto ben realizzato. Gli unici tasti fisici presenti sono qui posti sul lato, che sono i tasti del volume e i tasti di accensione e spegnimento blocco sblocco. E devo dire che è molto ben realizzato, molto robusto. Un dispositivo davvero molto solido, davvero un dispositivo molto interessante. Lo ripeto, questo Nokia 6 del 2017. Sono molto curioso di provare il Nokia 6 del 2018. Con le specifiche tecniche e l'unboxing abbiamo finito. Se avete domande, ovviamente non esitate a porle. Per qualsiasi curiosità o anche difficoltà, spero di potervi aiutare, insomma. Nei prossimi giorni arriverà la recensione, spero di farla quanto più velocemente possibile, dato che il dispositivo, come ho detto, lo sto già utilizzando da qualche giorno. E devo dire, ne sono molto entusiasta, soprattutto della durata della batteria. Ma ripeto, tutto questo lo vedremo nella recensione. Se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, mettete un like, altrimenti mettete un pollice verso. E iscrivetevi comunque al canale. Ciao da Gianni.